Silva di Taranto è la più grande acciaieria d'Europa. Si contano 180 morti bianche da quando è nata ad oggi. 8.000 invalidi. E 20.000 morti per cancro e per leucemia. Ma la cosa più incredibile è che l'Ilva rilascia il 90% di tutta la diossina emessa in Italia. E quindi ho praticamente l'Ilva come paesaggio costante di fronte alla mia casa. L'impressione più grande che è rimasta in me è quella del paesaggio al tramonto, quindi quando il cielo si colora di rosso e l'Ilva invece con i suoi fumi prepotentemente invade di grigio tutto il resto. In questo momento noi ci sentiamo comunque coinvolti da una serie di vicende che accadono in Italia e quindi riteniamo sia importante utilizzare l'arte al fine di comunicare questa volontà di cambiamento, in questo caso particolare la condizione del lavoratore oggi, cioè che si abbia il coraggio di affrontare determinati argomenti in maniera diversa, non comunicarlo attraverso dei dati ma attraverso un aspetto emozionale, e che sicuramente è un modo differente, un modo che colpisce le persone molto di più, le fa sentire molto più partecipi di quello che accade nonostante non l'abbiano vissuto in prima persona.